compro mai più. Vabbè, allora, quindi ritorniamo sul topic che erano se comprare le 50 skin. No, Sì, siamo ma ancora stiamo off. offline. Come? No, Ah, no, ok, io stiamo adesso tornando. No, sono. siamo online, siamo online. Siamo tornati, eh. Va bene, quindi stiamo facendo Fortnite, penso sia il Sì, miglior grazie, gioco dal grazie. punto di vista della storia e del gameplay Poi del se ti mondo. tiro un porco Dio, adesso sono Io terrificato. no, Non allora, ho mai allora. visto una narrativa coinvolgente come Assolutamente. quella Ma vedi che comunque allora, la narrativa di Fortnite Apex Legends. esiste. Posso esprimere un attimo il mio parere su tutto quello che stavi dicendo, Giuseppe, visto che sono Vai, zitto per vai, un'ora di tanto ora direi live? una cazzata e sarei zitto Sì, per dirà la sua 3 minuti. cazzata, poi Esatto, prendo e ma scanno, più o meno l'argomento. funziona così. Allora, no, praticamente, cioè, Cioè. ecco, sì. No, a parte le trollate, no, secondo me, cioè, più che altro, oltre al fatto che dipende molto Sì. dal tipo di gioco, cioè, io sono invogliato, da un certo punto di vista, a giocare questo tipo di gioco. Ma la connessione si prende una pausa e mette. Ma lol. Comunque, io sono invogliato nel comprare un certo tipo di gioco, ma non a prezzo pieno. Cioè, io non spenderei tipo mai 40 euro per un Until Dawn o per giochi del genere. Infatti, Detroit l'ho pagato 5 euro e non ho ancora giocato. E Until Dawn l'ho avuto gratis col PSN. Ma in sé per sé. Comunque, Pandri ha ragione da vendere, Sì, ascolta. lo so. Aspetta, in sé per sé, come si dice? Penso che le avventure grafiche in generale siano ottimi giochi da giocare quando hai voglia di seguire una narrazione da film, ma non hai voglia di vedere un film. Cioè, è letteralmente un film interattivo di Netflix, che appunto, secondo me, però non vale l'acquisto a, cos'è, 50-60 euro. Sì. Più o meno il prezzo è Ecco. quello. Quindi, secondo Quindi, me. secondo te, considerando che comunque hanno delle produzioni da AAA, quanto li venderesti, onestamente? Fai un Ma a parte qualcosa di serio, non dire 5 euro, ma, cioè, non avrei che preso siamo a niente. zero spettatori, no, in tutto ciò Va bene, va io li bene. venderei ma all'incirca sui 30 euro, Sui ma 30 euro? 30 15. 40 Vabbè, euro. facciamo 3,50 euro, così No, beh, facciamo. io direi Ho una bustina di perché non ha un Lamikards. gameplay elaborato, non vuol dire che 30 non c'è del lavoro 40 dietro al gameplay. esatto, No, per 30 carità, 40 però se euro. 50 euro non li compra nessuno. Esatto, 30 Sì, 40 ma euro 15 secondo me. euro, Cioè, fatemi spazio. finire, fatemi finire. 30-40 Io euro, tipo cioè, sti. io direi Io te lo dico 30. per. Io non te lo dico come parere personale, te lo dico per analitica. Per Ma no, ma analitica? secondo me, cioè, 15 euro è veramente Analitica. poco. Secondo me. L'analitica di fine anno 2018 GameStop. E voi direte GameStop. Ma ormai siamo Infatti. avanti a chiavi digitali. GameStop, sto tipo di giochi, visto che il target è quello, cioè il target di quei giochi sono le persone che comprano dischi fissi a manetta. Per questo tipo di roba ti puoi riferire tranquillamente a un negozio fisico. I dati statistici, le analytics di GameStop di fine 2018 mandano Detroit come gioco più venduto a 15 euro di più di quando ancora l'hanno venduto a di meno. Sì, ok. Durante l'anno GameStop ha avuto 3 drop a 15 euro. L'ha avuto, vabbè, quasi tutta la parte dell'anno a 50-60. Sì, e Ha io fatto un lo. po' di vendite. Lo ha droppato a 30 e ha fatto più vendite. Lo ha droppato a 10 e ha fatto ovviamente Va più vendite. bene, ma. Ma quando lo ha droppato a 15 ha fatto ancora più vendite di quando lo ha droppato a 10. Vabbè, ok, ma ti dico, è normale, è come dire, ad esempio. Ti do il Champion Pack di Paladins a No, 20 euro. Magari tu dici, ti do il Champion Pack di Paladins a 5 euro, lo compro subito. Ma è normale, ma non ma che c'entra. c'è? Cioè, Vabbè, appunto, che ma il c'entra. suo Aspetta. ragionamento è diverso. Il suo ragionamento è Sì, diverso. ok, ma quello che sto Perché l'ho intendendo venduto di io. più quando Aspetta. costava di Perché più la gente si rispetto sente all'altro? più invogliata a 15 Ma euro che a 50. perché la gente? Ma è No, 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 no. normale. Il discorso non è ovviamente in sconto lo compro. Il discorso è sta 5 giorni in sconto a 10 euro, 5 giorni in sconto a 15 euro, 5 giorni a 10 euro, 5 giorni a 15, 5 giorni a 10, 5 giorni a 15. Perché l'hanno venduto di più a 15? Ma che cazzo ne so, quello perché magari la gente non si è accorta dello sconto da 10. Per farti un esempio, Ma io l'ho no, pagato è proprio una 5 euro questione di per dati. dirti. Ma lo capisco, Daniele, però devi considerare che la gran parte delle persone, quando si è trovata da questo gioco tra le mani, anzi, si è trovata la scelta di poter acquistare questo gioco, ha preferito acquistarlo a 15 che a prezzo pieno. Ovviamente a 10 si sentono ancora più invogliati, però a 15 lui sostiene che sia un prezzo abbastanza onesto. Allora, io penso Io che trovo che 15. 15 siano troppo pochi per una Esatto. produzione AAA. 15 io penso siano pochissimi, non pochi. Ma per il semplice fatto che in sé per sé ci sta a vendere un gioco a 15 euro dopo molto tempo che è uscito. Ma Ma io Alten mi posso One. ricordare che Outer Worlds è uscito Ovviamente. all'uscita a prezzo pieno, uno sconti 20 euro. Sì, lo so, ma infatti Outer Worlds io lo vorrei tipo comprare immediatamente. È gratis con il pass.
Che ne passa di cosa? Di cosa? Quello di Origin? Ma non mi ricordo, sei un serio? pass di uno dei pass, non mi ricordo, uno dei pass di sia di PC che di PlayStation. Ma ne sono... sei serio? No, no, scusa, ho detto una grandissima bufala. Appunto. Xbox Game Pass, ne sono sicuro. Nell'Xbox Game Pass di c'è Outer Worlds, e mi pare sia in qualche altro pass, forse nell'Xbox Game Pass di PC, però non ne sono sicuro. Non lo so. A parte quello, ritornando sul topic principale, adesso direi che siamo finalmente tutti maturi, anche se ancora è prestino, ma mi piace proprio farci del male fisico. Che ne pensate? No, la fascia oraria, cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che io adesso ti dico una... questa è la prima granata, non ti preoccupare, ho ancora la bomba al plutonio, sì, per comunque finire io serata. Stavo finendo il discorso. Vabbè, non ce ne porta un cazzo, okay. Daniele, no, zero, Daniele. Io penso che se la gente potesse darci soldi per farti skippare le parti in cui parli, li darebbe. Saremmo ricchi come lo schifo. Ah, ragazzi, le donazioni stanno sotto, non ve ne frega niente. A parte quello, siamo noi quattro. È vero, è vero. Se donate 5 euro, io sto zitto. Se per donate 5 live. Euro, Daniele uscirà dalle live. Tutto. Qua, vi prego, ragazzi, vogliateci bene. A parte quello, adesso arrivo alla parte che mi piaceva parlare di più in questa live. La parte che avevo scelto, e il motivo per cui ho scelto in realtà questo tema. Testa. Daniele, io vorrei che esistesse un qualche tipo di punizione divina che ti fa prendere qualche tipo di malattia incurabile. No, dicevo, dai! Dicevo, Daniele, lunga vita. Pandri, ti prego. Ma Pandri, dov'è Pandri? Lina ha donato, non è vero! Cosa? Ciao, no, Lina ha scritto Lina ha donato. Non ma è vero, Lina è una menzognera. Lina ha donato Lina ha donato la vagina a te. Daniele, in effetti stanno Daniele, io ti ammazzo. Comunque, io vorrei aspetta, io vorrei far notare che ci stanno seguendo Lina, Pandri, Ellie, e nessuna di queste tre si è iscritta, cioè ha followato il canale. Questa cosa mi cringe veramente. Cioè, followate, cazzo, tanto non spendete soldi come con le cose. Vi beccate, ecco. Pure il messaggio di follow. Dai, followate, vi prego, perché è fantastico il widget che viene sotto. Ma sei pazzo? Sì, c'è un widget. Non lo fate. Non lo fate. Yes, non do la soddisfazione. Dai. Allora, dai, seriamente, ragazzi. È lì, ci siamo io e c'è Walter. Ragazzi, è un motivo in più di questo. Allora, vai. Va bene. Io alla prossima grazie. Ti muto e ignoro. Cioè, grazie a chiunque si sia subscritto, non ce ne frega niente in questo momento. No, scherzo. Pandri, sei una persona meravigliosa. Ora, seriamente parlando, la parte che mi è un canale migliore, ma va bene così. Adagio porco 2. Ecco, niente esploso. Allora, quello che stavo dicendo, che mi interessava parlare, era che da poco tempo è stata data la key a molte persone, o mi pare addirittura ci sia la beta scaricabile per tutti di Code Vein, yes. Mi pare si chiami il gioco. Tu ogni tanto tiri uno yes, non sai neanche di che cazzo sto parlando. a parte quello, pensavo stessi per introdurre l'altro. No, dopo ci arrivo. Quella è la bomba finale. Quella è la bomba finale, tranquillo. A parte la bomba finale, è stato dato God Vein. E in God Vein si è scritta un'altra persona. Chi è? Questa mezza meccanica. Oh. Ma la smetto di scriversi, cioè. Dai. Ma sono errori, la gente glielo deve dire. Dai, fatelo parlare, sono quitta. Niente. Ciao, esistono tantissime malattie e tantissime infezioni nel mondo. Perché tu hai la fortuna di non prendere? Guarda, te le auguro una a una. Fabio ha cambiato i dati della Microsoft e mi sparo. Vabbè, comunque. Possiamo per favore tornare sul topic che sto tentando da 30 Vai, minuti? Parla! Oh, allora. Ti prego, Peppe, deludici da TGTG. Io voglio ammazzare. Allora, porco Dio, facciamo iscritti.
Vi prego. Allora, quello che stavo cercando di dire non me ne frega più niente. Adesso parlo a ruota libera. Sai che mi parlate dopo? Allora, quello che stavo cercando di dire era che in moltissimi bots presenti su Code Vein era presente la meccanica del backstab. E quando tu puoi backstabbare qualcuno su Code Vein, si fa questa piccolissima animazione che Nightbot. Aiuto. Ah, bene, Nightbot ogni tanto dà i numeri. Cosa infatti ha risposto a Ellie o è andato per cazzi suoi? Non lo so, ho un po' dato i numeri e basta. Ma non lo so, Daniele si occupa di configurarlo. Prima o poi gli dovrò tirare qualche bestemmione pesante, ma non adesso. Stavo dicendo, questa meccanica del backstab. E quando tu puoi backstabare un boss, il boss diventa giallo luminoso. E questo mi ha ricordato praticamente tutti i giochi della... meglio dire, della nostra infanzia, anche visto che Daniele conosce solo Dishonored e ho i miei dubbi abbia giocato a qualcos'altro. Però... in realtà mi puoi capire, perché tutti sono Red 1 i nemici quando li pugnali si illuminano. Quindi, no. Sì. No. A parte quello, stavo cercando di dire che in moltissimi giochi era presente questa meccanica super guidata di farti capire qual era il punto da colpire, perché i boss avevano un solo punto luminoso, una sola area che luccica. L'apoteosi era Super Mario, dove la pianta piragna apriva la bocca e tu era luminosa, luminescente come le stelle, come se avessi mangiato plutonio per 6 giorni, e tu gli dovevi tirare la roba dentro. Era una cosa meravigliosa. Forse la keyword MVP, non ho idea. Non lo so, non è da configurare, ma comunque vedremo un'altra sera. Non è niente di grosso. Yes, perché lei in effetti ha scritto che è Hook MVP, quindi gli ha dato il nick Hook. Sì, infatti, lui gli ha risposto poi l'alias. Voi, intanto... C'è una persona che può dare una risposta a questa domanda, ma quella persona se ne sta altamente sbattendo. Io non sto capendo. Ma neanche io so cosa. Ma vi rendete conto che non posso accedere? Non posso accedere né all'account di Fabio né a quello di Walter. Xbox di merda. Xbox di merda. Daniele, puoi evitare di giocare all'Xbox? No, è che voglio cercare Outer Worlds. Voglio vedere se è andato col Game Pass. Cioè, vedi. Noi ma basta che cerchi su internet. Entrati sulla live. Lui sta lì a giocare. Ma non è vero. Ma c'è anche Metal Gear Survive. Dai, voglio entrare in sto merda di account. Vabbè, sì, sto zitto. Va bene, stavo dicendo. Vi ricordate qualche boss della vostra infanzia che aveva queste particolari meccaniche? Cioè che era immortale, dove in qualunque altra parte del corpo, comunque non potevi fargli nulla in nessun'altra parte del corpo, però in una sola zona. E appunto, ve ne ricordate uno? Il boss di Ratchet & Clank, il boss di The Legend of Zelda. Perfetto. Ma ce ne stanno a centinaia. Esatto. Ma oddio, ma quelli di Legend of Zelda dipende. Quelli di Ratchet & Clank erano bellissimi, perché erano questi enormi robottoni. O questi erano bestie robottoni di tutto. Sonic, Jack and Dexter. No, Jet and Dexter ce n'era qualcuno. Io mi ricordo nella parte in cui ti perdevi nel deserto, c'erano quei nemici che li prendevi. Dovevi per forza. Terzo. Nel terzo era. No, il terzo forse i giganti, i bestioni giganti che dovevi colpire le gambe. Sì, se non sbaglio sì, non lo so, sì, non l'ho mai giocato, quindi dico. Daniele, ma... Daniele, ma fa il cesso. No, raga, è esplosa la TV. Esplosa la TV. C'è il monitor in realtà, ma fa il culo, aspettate. Daniele, lo sai, io conosco un ragazzo muto che ha un grandissimo privilegio. Che tu non hai, sai quale? Non parla. Allora, a parte no, ma quello... c'è un problema perché. Ok, vedevate la spada per favore, laser. Daniele, per rimani sul. Allora, se dici qualcosa che riguardi il topic, quantomeno, e non fottere la live, ti prego. Ho visto raggi rossi al caso. No, ti dico semplicemente che lui è una cosa. Stare fermo, non ci riesce. A parte. Zitto, se riesci a dire qualcosa che non ti. Ma su Dishonored va anche bene. Non lo so, volevo sempre ritornare su questa meccanica per dirvi, secondo voi è una cosa bella o no? Perché, allora, io secondo me è minnezza. Poi ci ho ripensato e penso che la mia infanzia non sarebbe stata la stessa. Ma sai che non ho capito quale meccanica. La mano rossa. Su Super Mario funziona, su Sonic funziona, su Ratchet & Clank funziona. Beh, su Sonic funzionava fino a un certo punto, ormai è veramente... Skyrim non funziona.
No, sì, su Sonic funzionava nell'istante nel quale tu dovevi prendere le misure giuste per il salto, perché se saltavi troppo prima impattavi in faccia al tizio e non gli facevi danno, mentre lo devi prendere da sotto. Vabbè, io ho sempre preferito i controlli che hanno avuto, diciamo, tutti i giochi di Sonic che non erano Sonic 3D, perché avevano questa meccanica interessante che dopo che avevi impattato, no, finché... Sonic 3D, io sto parlando del primo Sonic della serie. Ma infatti, per... e ricordati come facevi, una volta che potevi caricare, e quando impattavi, se stavi ancora in volo, potevi ricaricare di nuovo, ed era una cosa molto figa, perché tu potevi continuare a fare pam 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 e continuare a colpire il nemico, se riuscivi a, ovviamente, azzeccare i timing, ed era una cosa molto figa perché dava giusto lì alla fine abilità tua ti premia perché ci sei riuscito. Vabbè, esatto, semplice. Vabbè, mi avete ucciso, ragazzi. Prevedevo che questo argomento durava ore, invece dura poi tutto nella mia vita inutile. Quando siete tutti quanti d'accordo sul fatto che aspetta, vai, merda. vabbè, sì. Comunque, ragazzi, adesso tiriamo l'argomento bomba, così ce lo spariamo in questi 30 minuti, un'ora rimanente. A Plague Tale. Io non l'ho mai giocato. Neanch'io. Beh, Daniel, non ti preoccupare, da te non ci aspettiamo nulla. Ma perché, tra l'altro, a me le avventure grafiche non piacciono in generale. Perfetto, con questo ho capito che tu non hai capito un cazzo. Perfetto, Adagio, ti do un po' di contest. Plague Tale, Basics, tu mi hai fatto capire che l'avevi seguito, giusto? Yes. Perfetto, quindi no, diciamo contestualizzo un po' per l'opportunità di metterci la mano sopra. Speriamo non ci abbia messo altro oltre che la mano, perché io avevo lo so, avevo la tentazione di rischiare di fare come Fraus di Brutti, che incominciava l'esecuzione con la katana, però purtroppo stava come folder digitale sul PC, quindi dovevo tagliare la cartella con un coltellino. A parte quello, contestualizzo un po' anche per Adagio e per chi, queste sei meravigliose persone che rimangono in live, che probabilmente sono Lina e Pandri, e noi che ci riguardiamo Lina, la live. Ellie piuttosto. Ellie, ogni tanto non l'ho più beccato, scusami, non volevo mancare di rispetto a Ellie Caldwin. Ma Lina non c'è neanche poi. No, Lina che mi ha scritto prima. Comunque, ma a parte quello, non è vero. Daniele sta in live. Ma comunque, a parte quello, rimaniamo sul topic. È questo gioco che è uscito da poco ed è stato acclamatissimo dalla critica. Non funzionano le emote del donate. Cosa? Perché non ci sono le emote del donate, semplicemente. Non ce ne sono, non pensiamo che qualcuno ci donerà mai. La notifica di quando qualcuno dona dovrebbe essere, però, Daniele, l'hai messa, giusto? Sì, l'avevo configurata. Ma veramente qualcuno ha avuto un problema mentale così grave da donare? No, non credo. Usa GIF... no, ok, no, le GIF quando fai la donazione le puoi mettere. Stai laggando, Adagio. Comunque, non quando tu fai la donazione puoi personalizzarti il badge della donazione, esatto, come ti pare e piace. No, semplicemente quando puoi fare la donazione uscirà quella GIF nella donazione stessa. Appena lei fa, ad esempio, la donazione di 2 euro, poi gli appare cosa vuoi far visualizzare oltre alla donazione, esatto, il messaggio, una GIF, quello che gli pare. E dopodiché, appena ha fatto la donazione, gli appariranno, se ricordo bene. Poi non lo so se Daniel ha configurato tutto bene, quindi sì, io dovrei aver configurato tutto. Ho fatto, ma non è affatto. L'hai sempre fatto tu, quindi Daniel, non ti so dire, c'è da spaventarsi. Non credo, sai, ma perché tipo sulla live, cioè sulla gestione della live non è neanche venuto fuori il fatto che hai donato. Quindi non lo so. Non ne ho la minima idea. Adesso provo. Ho fatto, ma non è apparso. Allora mi dispiace perché non l'avevamo programmato. Devo capire, ma anche perché tipo non è apparso neanche il widget della donazione a sto punto, quindi vuol dire che tipo non lo so. Scusami un attimo, Ma strano che non è apparso il widget. Lo so, non capisco. Controlla lo storico delle donazioni perché dovrebbe ho controllato, adesso vado a vedere su non c'è niente. Su qua no, su Streamlabs non viene fuori niente. Strano. Com'è che era la mail di coso? Daniele, queste cose non le dire ad alta voce, per favore. No, ovviamente no. Ma una cosa, noi continuiamo andando con la live. Ti auguro buona fortuna se riesci a risolvere.
Stavo dicendo, ah sì, riguardo a Plague Tale, contestualizzo per il povero adagio che per ora non so neanche che fine abbia fatto tra un lag e l'altro. Ah, ok, stai in Aram con Sion, capisco perché stai diventando sempre più ritardato. A parte quello, Oh no, sono stato scavato. ci Maledizione, come ho fatto a nascondermi bene? Peppe, ma stavo dicendo. i dati di PayPal quali erano? Non lo so. Mi avevi passato tu un file txt con tutte le password. Controlla tu se sta lì. A parte quello, non, queste cose poi ne discutiamo a fine live. Stavo dicendo, è questo gioco che è uscito da poco, che è Dimmi. stato acclamatissimo dal... Eh? Cosa, Adagio? Adagio? Ce la siamo giocati, ragazzi. A posto. No, ti giuro, Adagio? aspetta. Ma non lo so, mi spaventa, mi traumatizza. Ma chi? Ma cosa? E tu che a un certo punto non hai più detto nulla. No, non vi ho sentito più all'improvviso. Oh, ho fatto. Ho No, non detto vi ho boh, ho sentito più fatto una battuta all'improvviso. brutta, ci sono rimasti male. Ah, sì, no, di sicuro io male ci sono rimasto, quindi. Comunque, stai Perché dicendo, era tipo. questo gioco acclamatissimo dalla critica, che ha questo meraviglioso problema di essere probabilmente il gioco più guidato della storia, con tanto di livelli dove si illumina una cosa dietro l'altra delle cose che tu devi fare. Qua. E infatti questa cosa ha creato un sacco di, cioè un sacco di malcontento nella gente che aveva preso questo gioco come una sfida di qualunque tipo, anche solo di intelligenza o come una bella storia. Ah, comunque. Ambi. Comunque ho capito una cosa. A parte che non ho seguito il tuo coso, ma giusto per rispondere a Ellie. Probabilmente non puoi mettere la GIF. Perché noi non abbiamo il premium Ma no, lei di dovrebbe avercelo il premium. Streamlabs. Credo che sta roba sia solo per il premium di Streamlabs, perché tipo c'è scritto GIF. Quando ho visto Streamlabs, quando doni almeno tipo uno, tipo sa GIF, eccetera. Sì, esatto, ma credo che dobbiamo fare qualcosa noi. Non lo so, ma tra l'altro non capisco neanche perché non è arrivata la notifica in chat, perché tipo dovrebbe Bravo. essere tutto configurato. Cioè, scusami, se io vado su. Vabbè, intanto voi parlate, io continuo a cercare di risolvere sto big Sì, problema vabbè. perché è In un problema. caso discutetevela voi due per adesso, poi appena è risolto Sì, aggiornaci. voi fate. Comunque, stavo dicendo per Adagio che lo vedo sempre più complicato, senti sempre Cosa più c'entro io? preso, dall'inning Sion. A parte intare con Sion, la cosa più che ha creato più malcontento riguardo questo gioco è che letteralmente le boss fight sono come ve le avevo descritte io prima, cioè un boss Fight. che è... Sì, le fake boss fight, Solo cioè... quelle? Sì, no, ma tutto, anche la risoluzione dei livelli, le Ah, edizioni, tutto addio sono Angelo. belle. Chi è qui quittato? Credo Daniele. No. No, era Daniele? quittato. Basics. No, Basics. Basics, non Basixare più di prima. Basics non vuole giocare con. Io. Mi stiamo troppo sulle scatole, che ci possiamo fare? Che cosa? Niente, niente. Comunque, adesso Mi ero il tuo grande. rilasciato un attimo. No, no, ma tranquillo, gli stavo spiegando a Dadaggio che probabilmente non avrà capito un cazzo grazie alla mia spiegazione, grazie a Sion, e di cosa è successo. Ma non c'entra Sion, è proprio là. Cioè, credo di star raggando io, però. Allora, c'è un modo Allora. molto più semplice di spiegare quello Vai. che vuoi dire, ed è il Illuminaci con la seguente. pregatella, Prendi vai. un video. Ecco, prendi il videogioco su binari, che anche può essere carino perché comunque la storia è bella, le interazioni sono belle e quant'altro, come può essere un Gears of War o come lo nasconde bene un Halo, un Battlefield o anche un Call Hello. of Duty, vogliamo dire, o come lo nasconde benissimo Medal of Honor. Cioè, forse Medal of Honor è il videogioco chiuso in un corridoio meglio fatto di tutta la storia del mondo Warfighter, e Gesù spara tutto, però detto questo. Prendi questo ed eliminaci ogni singola capacità decisionale che ti Aspetta un viene attimo, Walt, lasciata. Walt, aspetta un secondo. Ellie, ma tu sei sicuro di aver donato qualcosa? Perché tipo, neanche su PayPal viene fuori. Quindi tipo, what the fuck? Cioè, Vabbè, discutetevene dopo, per favore. Stiamo cercando di Ok. fare una discussione, Daniele. Sì, scusami, è che devo capire sta roba. Va bene, Allora. glielo scriviglielo in chat in Stai caso. dicendo.
Allora, tu prendi, e hai una capacità decisionale in uno sparatutto che tipo, ok, senti, ci sono, c'è un cecchino sul tetto e tre stronzi dentro, io che faccio? Lancio un sassolino al tizio sopra, poi entro e li picchio, lancio una granata e one shot il tizio sopra, entro e picchio tutti quanti come nulla fosse, me li tanco, me la stelto, tutte cose. Leva anche questa singola decisione. E ottieni... No, non ci può, no, devi anche proprio in modo sbagliato. Devi farti proprio tutti i soldati nobili. Ecco, aspetta, ma neanche, perché manco ti devi farti i soldati in ordine come ti dice il gioco, devi fare solo quello che vuole il gioco, e il gioco neanche te lo dice. Ossia, cioè, o meglio, tu riprendi questa cosa che ti ho detto, leva la capacità decisionale di come approcciare una situazione, leva ogni minima parte di esplorazione che dovresti avere in un gioco del genere, quel minimo, mi guardo un attimo com'è la mappa, poi ci levi anche... la minima interazione ambientale e a quel punto aggiungi una spolveratina di regia di merda. Che bello. Comunque, a parte questo piccolo introduction, perché dico a quei due in più che si sono uniti, che siamo a 7, se volete il link sotto potete unirvi, no, stiamo a 7, potete unirvi a alla discussione in qualsiasi momento cliccando sul link di sotto, uniscite a noi e arrivare sul Discord. Comunque, dicevi di regia bellissima. Ecco. Allora, non lo so, a me molti personaggi, come registicamente parlando, non mi sono dispiaciuti. No, però non è tanto quello. La regia, non la scrittura, la sceneggiatura, quella, vabbè, alla fine è un qualunque gioco. È The Last of Us fatto male. Fondamentalmente è la struttura scheletrica di un The Last of Us slash qualunque altro gioco zombie. Era morta la però un po' più The Last of Us perché... ecco, forse un po' Daniele, più The Last of Us siamo passati a YouTube. Come siamo passati a YouTube? L'icona è adesso di YouTube, non più di Twitch. Non so per quale motivo. Non mi sono sbagliato io. No, è lui, Daniele, che ogni tanto fa cazzare. No, aspetta, what the fuck. Ma noi siamo sempre in live su Twitch, vero? Sì, solo che semplicemente c'è scritto, ci sta contando quelli di YouTube che ovviamente non sono zero. Capisco ancora perché, sinceramente. Scusate, problemi... Non toccare nulla. No, io sto cercando semplicemente di risolvere un paio di problemi, ma credo di averne creati altri. Sì, ma non vedo solo che ne hai creati altri. C'era la zona in cui dover impostare... Vabbè, abbiamo capito, non sai neanche di che cazzo stai parlando. No, va bene, dopo risolviamo. Continuiamo la discussione con il signor Basico. Il punto qual è? Sì. E tu prendi e hai un come arma principale la fionda con la quale lanciare dei sassi. No, come arma principale, come arma, punto. Vabbè, non è altro. Se come unica cosa che puoi fare nella tua vita puoi lanciare sassi e comunque spawni. Sì, nonostante ti lascino armi di terra. No, ma non è tanto quello. Io lo capisco. Sei una ragazza. La plot qual è? Tu sei sta ragazzetta del cavolo che non ha mai usato niente se non una fionda all'inizio del tutorial. E quindi la volta che ti troppano Asha Bipen della Madonna, tu non hai neanche la minima idea di da che lato sia l'impugnatura. Però lo capisco, però sai. Come solo una ragazza feudale può essere. Lo capisco, però sai. Stai rischiando la vita e preferisci come tua arma una fionda. Ha un enorme ascia luminosa di penne che va a fuoco. Ok, dovrebbe essere sistemato comunque. Va bene, perfetto. No, ma poi, cioè, comunque, finché c'è, nel senso, il mio personaggio non ha la minima idea di come fare a usare l'ascia, e va bene. Però il punto non è neanche quello. Il punto è, con sta fionda tu potresti fare tante cose. Puoi, te la tiri sulle palle. Non è che puoi farci molto. Puoi aprire, potresti aprire una persona semichiusa, fare rumore per distrarre le guardie, quello già in lo testa puoi fare alle persone. No, lo puoi fare quando ti dicono che lo puoi fare. Sì, se lo provi a fare. Ma no, il problema è io adesso, come lo stai... aspetta, non spoilerare nessuna parte di gioco. Farò un esempio stupido. Ma no, aspetta. Tu stai facendo un gravissimo errore. Stai non contestualizzando. Questo probabilmente per chi non sa di che cavolo stiamo parlando, per evitare di essere più volgare di come sta diventando Taggio. Sì, ce l'ho con te. Se vuoi. No, vabbè, intanto Basics è uscito di nuovo, ma ne approfitto comunque per parlare con voi. Non è vero, cazzo. Ma non è vero, Basics è qui. Ah, niente, mi era apparso la live che è uscito, quindi mi sono sbagliato io, perdona. A parte quello, stavo dicendo, mi sono perso. Tra l'altro è esplosa la chatbox in tutto ciò. Sì, no, è esploso tutto. A parte quello,
Datemi un secondo e controllo che vada tutto bene. Ok, sto dicendo, la doverosa premessa che mi devo di fare era che su A Plague Tale, se tu c'è un lampadario e hai una fionda, quindi tu dai per scontato uso quel lampadario, cioè uso quella fionda per rompere il lampadario, il fuoco che si crea a terra fa un buco a terra e scendo al piano di sotto. Un esempio, e effettivamente è quello che dovrei fare poi nella partita. Però, se tu non lo fai quando il lampadario diventa giallo luminoso o il puntatore diventa giallo Esatto, luminoso, tu non puoi o meglio, farlo. diventa giallo luminoso quando il gioco ti dice lì puoi fare qualcosa. Sì, Una cosa, ma magari. sempre lo stesso lampadario, non è che. E questo è il problema Appunto, colossale. il fatto è quello che ti sto dicendo. Quello che volevo fare io come esempio leggermente più stupido per non andare a dire nessuna fase di gioco per rendere tutto molto più generico è c'è una guardia fuori da una porta del muro fa facciale di una casa. Quindi c'ha sta porta, finestra a destra, finestra a sinistra. Io potrei fare una cosa, lanciare la pietra sulla cavolo di persiana, ok? La persiana, sì, la veneziana, che si apre. La guardia va là e controlla. Ce ne stanno due, quindi a mia discrezione la guardia la voglio mandare a destra o a sinistra. Il gioco invece mi manda il pallino giallo solo su una delle due. Quindi anche se quell'altra è perfettamente identica, aperta a metà per lo stesso modo e potrebbe benissimo fare lo stesso effetto di aprirsi grazie a una pietra per distrarre la guardia, io lo posso fare solo su una delle due perché il gioco mi ha detto che posso fare solo Ma che quello. cazzo? Peggio ancora quando io ho una serie di cose da fare. Se io ho da Ma dice che si ferma far cadere male. questo Non peso. devi usare il caps. Cosa? Hai fatto male Oh. Nightbot. Ok, dicevo, quando ci sono tipo, esempio stupido, tre pesi appesi al soffitto, che ognuno ha una corda che reggono un affare, che una volta che li stacchi tutto, l'affare schizza in alto e si spacca. E a me mi serve che si spacca, ci siamo? Io dico, ok, ce ne stanno tre, mo li rompo, uno, due, tre. No, io devo rompere prima quello che il gioco vuole che io rompa, e poi l'altro che vuole che io rompa, e poi l'altro che vuole che io rompa. Quindi se sono uno, due, tre, io sono entrato e il primo che vedo è tre. Non posso perché il gioco vuole che spacco prima uno, quindi io devo inventarmi di girare quei 2 o 3 minuti a vuoto finché non trovo la prospettiva giusta per... Ah, aspetta, ce n'è uno lì, adesso lo spacco. Perché il gioco, lui voleva che spaccasse prima quello, è scriptato fino a quel punto. Ok? Sì. Peggio ancora invece una fase proprio di gameplay che è una dove tu a un certo punto devi salire su una scala a pioli, una scala alla marinara, Una e ladder. non puoi neanche interagire sulla scala a pioli finché non hai preso tutto quello che il gioco vuole che tu prenda nella stanza di sotto. Sì, nonostante la scala vada sempre bene Manca finché di... lei Oh, non. esempio stupido. Io sto nella stanza di sotto e ho un mobile. Nel mobile c'è una chiave. Vado sopra e ci sta una porta. La porta vuole la chiave, uso la chiave, ok? Io vado sopra, cioè io sto in questa casa, escape room, per esempio. Ah, esatto. Esempio Perfetto. perfetto, calzante, oserei dire. Escape room, to do. Perfetto, è Sì, scappato effettivamente. esatto. Più escape room di così, vorrei dire. Parla, Allora, sta. questa... quando scappi Ok, da sì. Non parla più. room. No, è che c'è Discord che fa casino, quindi stavo dicendo, se io volete, io sto in questo piano, indago quello che voglio indagare in questo piano, salgo al piano di sopra, vedo la porta, indago la porta, cazzo, la porta è chiusa. È chiusa a chiave, non la riesco a sfondare perché comunque sono una ragazzina che pesa 35 kg, non ho qualcosa col quale sfondarla, va bene, cercherò la chiave, ergo mi rigiro, guardo sotto al tappeto, calo al piano di sotto, apro il mobile, trovo chiave. Va bene, ma non... Oh, guarda, c'è una scala. Non posso neanche interagirci, vuol dire che devo prendere qualcosa. Oh, guarda, una chiave, prima o poi mi servirà. Ok, Sì, no, questa è infatti. una sequenza di gioco, fondamentalmente. No, sì, ma il problema principale di quel gioco è che se avesse preso 6 su 10 non si sarebbe lamentato nessuno, non sarebbe andato un casso mediatico, ma purtroppo A Plague Tale aveva un budget veramente degno di nota e si è notato che aveva questo budget perché è riuscito a comprarsi tutte le casate che si occupano di recensioni videoludiche, perché le uniche due che non si sono comprate, ragazzi, a noi ci piace 7 e mezzo, poi tutti 9 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
Ma cosa sta succedendo? Cioè, non ha letteralmente. Parte dal fondamento che quel gioco, neanche con la capacità decisionale che un gioco del genere ti potrebbe dare, meriterebbe 9, prima di tutto, a mio parere personale, però, Perché non meriterebbe 9? Se tu, perché comunque già visto, già fatto, già sentito, Ma già non è, cioè, rivisto, già non era un rifatto, già qualcosa, già cioè, 9 risentito. non vuol dire già risentito, cioè 9 vuol dire fatto Però nel bene. senso, uno è qualcosa che io ho già visto in quest'ambito, io che lavoro nel settore videoludico, è una cosa che ho già visto tante di quelle volte che io ho appena ordinato 5 panini, 5 Che panini senza c'entra i zucchero, panini? arrivi tu e faccio e mi fai senti, c'è un panino rivoluzionario da 9. Oh, che è sto panino? È un panino normale, ma senza Hai senape. semplicemente spostato il problema con la senape, cioè, e rimane il problema. Per essere un. Va bene, Daniele che si dà lo No, spam, almeno fa io qualcosa con. Cioè, se un gli gioco è fatto. rimetti tutto quello che gli manca. Ma no, Comunque ma devi dare non contesto. meriterebbe voti Ma così non è alti quello, se ma tu non gli è dai quello la il capacità problema. Se il gioco è decisionale. fatto bene, merita 9. Cioè, non è che per essere 9 c'è bisogno che un gioco faccia chissà che cosa. 9 è un Yeah. gioco senza No, errori, e ok, quel però gioco il comunque problema ce l'ha. stai parlando di un gioco che anche volendo, quindi se tu gli io ti parti dal presupposto che questa è una cosa molto per assunto per la quale la gente potrebbe prendermi a parole, ma fai che levano il problema grosso del non puoi fare quello che ti pare, ossia ti rifaccio l'esempio di prima, metti che levano il Lo so, fatto ma che io devo per l'esempio l'hai forza prima fatto, l'ho prendere la capito, ma non chiave. sono d'accordo. Quello è il problema. Quello No, che sto però dicendo nel io senso se è che non ha senso. comunque Cioè, rimane un non è gioco che perché piccolo, qualcosa è già chiuso visto. e corto. E lo Piccolo, capisco, ma chiuso, i suoi corto problemi con sono tutto ben più quanto già grandi. visto e già fatto. E mi ha scritto qualcuno. Sì, ti ho scritto. Ha una concorrenza. Ha una concorrenza di mercato quel gioco così ampia. Così tanti titoli simili, migliori. Che io che voglio giocare a I messaggi ti un'esperienza del spammano. genere. Se io voglio giocare a un'esperienza del genere, forse a Plague Tale è la penultima scelta. Ci sono mille Sì. altre cose fatte meglio che sono praticamente uguali. Sono la stessa identica cosa di A Plague Tale, che sono meglio di A Plague Tale. Mi segui? Quindi il punto è Sì, ho tipo che io capito, ti però dico il che voglio problema del giocare 9 non è solo quello. quelle fatte Il meglio. problema del 9 è un Una volta che altro. mi sono giocato 20 giochi uguali e arrivo al turno di Plague Tale, mi sono scartravetrato le palle. Cioè, è come se muore, ovviamente, no. No, ma stavo per fare un esempio subito, stavo per dire, è come se adesso si gira Ubisoft e dice, ragazzi, abbiamo un gioco rivoluzionario, che cosa, facciamo un Battle Royale. Ma non è quello, il problema è che il Ah, gioco ok. non è Però una. poi può anche Ripeto, uscire un non è una Battle Royale della questione di Madonna. problema. Ma lo capisco, ma non è un problema di perché non è Guarda rivoluzionario. Sta che è continuando a fare. crashato. È crashato di nuovo. Lo capisco, ma. Basics. No, è crashato, non è crashato. È qua, è qua. Sì, è Basics, ora ci crashato. sei. Ok, ora sì. Basics, quello che ti stavo dicendo io. Ce lo siamo persi, mi sa, Basics. No, di. Ok, quello che stavo dicendo io è che tu dai il 9 a giochi rivoluzionari, quello è il sbagliando. No, vabbè, non è solo un lo do al gioco nuovo, semplicemente lo do al. Non lo do a una formula così tanto rivista se espressa in maniera negativa. Ok? Ma non lo so, non sono d'accordo. Io dico semplicemente che un gioco può meritare 9 nel momento in cui fa una promessa di gameplay e la rispetta al 100%. E lui non l'ha Sì, rispettata però perché la appunto se promessa di tu fai una gameplay cosa vista devi 10.000 colpirli in ordine quei volte. lampadari. Cioè, non ha senso. Yes, ma a parte quello, il punto è che se adesso io faccio una. La meccanica più vista io adesso faccio un gioco di calcio. Ok? Sì, che c'entra? E mi devo mettere in concorrenza con FIFA e PES. Però il mio gioco di calcio che non ha nulla in. Nulla in più di quello che avrebbe un FIFA o un PES. Però lo faccio in una maniera così meticolosa, così precisa, e gli do quel mio, quella differenza che dice: no, Per ok, me, quel gioco ma lo no, riconosci Andri. perché gli dai una sua identità valida. E tu dici: cazzo, ok, Sì, ma quel stai gioco lo dicendo posso in vendere 10 alla modi massa. diversi. Sembra la.
cosa basic. Il problema non è un'entità valida o non un'entità valida. Stai letteralmente, come dice il mio professore, ciurlando nel manico, come dico io, girando in tondo. E non hai il punto. A parte che ormai adagio si chiama Memebot, possiamo tranquillamente rinominarlo. So, ogni Perché? tanto se Che ho ne esce con un fatto? meme. Dice un meme e stai zitto per 20 minuti. Almeno Daniele sta zitto e basta. Segui il suo esempio. A parte quello, quello che stavo dicendo Ma io. comunque, ecco, come ha scritto anche Pandri, esatto, se la formula è già rivista, ma il gioco è comunque realizzato bene, si merita il voto alto. Il problema è quello che Ma se tu no, no, il questo voto gioco alto no, quasi, il voto alto solo merita se il gioco è rivista, punto. Qua si ma tu discute prendi del la titolo. formula vista 50 volte e Ma fai no, un ma tu gioco stai, di ma già tu merda. stai, già tu stai sbagliando, già tu parti dall'errore, quello è il problema. Già tu parti, il gioco mi deve sorprendere per avere la sufficienza. Non è una questione di voto alto, vedi che un gioco, No, c'è una, vedi che c'è una magari rotta magari mi sono tra espresso male sì io, e magari no, mi sono espresso no. male io. Quello Ma che no, volevo ma quello che sto semplicemente dire, dicendo magari io in è modo diverso. sbagliato. Ma aspetta, No, aspetta, quello quello che che ti volevo sto dicendo dire. io. Aspetta un attimo, quello che ti sto dicendo io è che già tu parti, vabbè, il voto alto. È un gioco, no, se già ha 7, vuol dire che il gioco va bene, cioè significa il gioco fa quello che deve fare. Non è che il voto alto, 7, 8, 9, 10 sono tutti la stessa cosa. Vabbè, secondo me era più da 7. Boh, non lo so, secondo te era più da 8. No, 7, 7 e mezzo. No, è una cosa molto da bar dietro casa. Non ha No, senso è così. una cosa troppo soggettiva per fare questo Ma discorso, no, no, è oggettivamente. molto oggettiva invece. Il gioco No, aspetta, il voto più rivoluzionario, voto computer edition. meno, voto più voto meno non hai un modo oggettivo per dimostrare. Eh? Ma no, Cioè, però è un non hai un minuto. modo oggettivo per Aspetta, dire ma è questo vale un come. voto di più, un voto di meno. Eh sì, invece, perché moltissime. Beh, È no. come dire uno standard. Moltissimi recensori, se un gioco fa qualcosa di più, o cosa di più, ha meccaniche più innovative, più complesse, cioè. Meglio congegnate, meglio No, vabbè, dire. ma tu il voto lo dai a un insieme di cose alla fine. E, a parte quando dai dei voti singoli, perché c'è anche chi dà il voto singolo, comparto audio, comparto tecnico, comparto cazzi e E mazzi. poi fa la media, perché quello è per me. Quando tu dai un voto generico per tutto, perché io personalmente, finché ho fatto il recensore, non vi dico dove per non generare, poi magari ne parliamo Vabbè, meglio un altro skippiamo, giorno. skippiamo. Esatto, quello dico, magari ne parliamo meglio l'altro giorno, altrimenti possono generare un po' di caciara qua in mezzo. Finché ho fatto il recensore, ho dovuto lavorare con due formule sulla stessa piattaforma, che si è tenuta prima su Walter, esprimi tre voti, dai, un voto al comparto tecnico del gioco, quindi audio, video e quant'altro, un voto al comparto tecnico per quanto riguarda come si muovono i personaggi, come puoi interagire con le cose e quant'altro, e un voto a, quindi proprio puro gameplay, scusate, mi sono impappato, e un voto al come è narrata la storia, se c'è una storia o comunque al qualcosa di generico. Se invece stai recensendo un to wow, non dare il voto alla storia, dai il voto a qualunque Sì, altra ma cosa la ti venga in stai mente, tirando molto insomma. per le lunghe, ma quando alla fine il tuo concetto è Eh no, sempre però per dire non quello, e da devi lì dare estrai una qualcosa in media. più. Cioè, scusa, poi Ma siamo passati a dai un voto e basta e vaffanculo. Quando siamo passati a quello, io semplicemente mentalmente ho continuato a fare, vabbè, comunque sto gioco prende di più qui, prende di più lì, comunque come facciamo più o meno tutti quanti, comunque come spero facciano anche tutti i recensori delle casate più alte. E detto questo, cioè, quello che ti voglio dire è sì, io ti do personalmente un voto più alto o più basso, a seconda anche se mi sei piaciuto di più o di meno rispetto a un titolo simile o al come mi hai preso, per esempio, al momento. Certo, magari dirlo così sembra una cosa eccessivamente stupida, perché tu dovresti comunque essere una specie di super partes quando lo fai. Quindi non è che dice oggi sto incazzato, ti becchi un voto di meno. No, non è quello che intendo. Quello che intendo è ho appena giocato a papà, dammi due. Ho appena giocato a Murderer e L.A. Noire. Contemporaneamente, perché ne ho finito uno e ne ho iniziato un altro, quindi sto in mood per quel tipo di roba. Ok? Cazzo, ho appena giocato un gioco investigativo dove vi mette le cose, e qua l'ho appena giocato è L.A. Noire, dove se levi le campanelline per trovare cose ti ci devi impiccare, poi trovo Murderer che praticamente ti illumina tutto quanto pure sopra i muri e tu dici, ah, ok, cazzo, è molto più guidato, gameplay perde quel paio di punti. Ok, ma no perché no, L.A. Noire è Sì, è più una figo, questione ma di perché? menti tipo. È una
di paragone. Esatto. Dopo che hai giocato un The Witcher, non ti puoi aspettare un combattimento così legnoso in una. No, volevo dire. Il gioco meraviglioso. No, ma questo si riprende anche al fatto che dicevi prima dei prezzi. The Witcher lo vendi ancora tranquillamente a 35-40 euro. Perché? Perché The Witcher 3 è enorme. Una run decente ti prende 150 ore. Di run te ne fai 3-4. Perché te ne fai 3-4. Onesto, onestissimo. Cioè, il gioco è enorme, è fatto bene. C'ha una grafica della Madonna, c'ha dei suoni della Madonna, c'ha un comparto audio della Madonna, c'ha un comparto tecnico della Madonna. Il sistema di della Madonna in realtà non potremmo dire meglio di un... Il sistema di combattimento è legnoso, però hai un comparto, scusatemi, rettifico tutto quello che ho detto. Ha un comparto tecnico di inserire nome di divinità femminile di qualunque credo abbiate. Un comparto audio di inserire nome di divinità femminile di qualunque credo voi abbiate e quant'altro. Quindi arriviamo al punto che hai un sistema di side quest che tranquillo, così lo chiamo il brodo, dillo per genere. Tutto. Yes. Hai il sistema di side quest letteralmente meglio fatto del campo. Sì, penso che come non, vabbè, non mi vedrà mai del di campo, tu. Oh, per fortuna ci siamo liberati di... No, ciao, grandissimo. Volevo dire, ops. No, scherzi a parte, io penso che come ha fatto il la meccanica di side quest di The Witcher non lo si troverà mai più nella storia dei videogiochi, perché dove io mi metto a fare 5 side quest così complicate senza volermi suicidare non capiterà mai più, probabilmente. Basta, non c'è altro da dire. Ma a proposito di giochi guidati, comunque ne approfitto per fare, come dire, l'ultimo rimbalzo della palla, perché ormai abbiamo detto tutto. Sì, rendendo quello di un po' Hunting Game, è nato tutto questo con la primissima versione, che erano le armi dei nabbi sui primi Monster Hunter, che erano le armi con la lanterna. Le armi con la lanterna erano un po' le armi per nabbi e c'erano in buona parte dei Monster Hunter. E cosa facevano queste armi? Semplicemente lasciavano ogni tanto facevano spawnare una piccola lucciola, una luce bianca o mi pare gialla, non ricordo, che andava verso dove si trovasse il mostro, così non avevi lo sbatta di cercare le varie come dire, di andarlo a cercare per la mappa. Impronte, non lasciavano tracce. Ma no, all'inizio non lasciavano niente. Okay. All'inizio dovevi letteralmente vai in giro per la mappa e trovalo, che Dio te la mandi buona. I primi fino all'uscita da PSP non c'era, cioè ancora a PSP non c'era proprio niente da trovare, c'era letteralmente probabilmente sta intorno alla zona 6, basta, non ti dicevano altro. C'è proprio dovevi leggerti un rapporto. E infatti queste armi erano particolarmente fighe, perché uno se la portava nel party e guidava tutto il resto. Ma a parte quello, con l'arrivo su PC, questa cosa si è andata a potenziare con le lucciole sempre e perennemente fin da quando inizi il gioco. Infatti se guardate il nuovo Monster Hunter o Dauntless, che sta piacendo ai più soprattutto in questo periodo, si può notare come questa cosa si sia evoluta per meglio dire, si sia amplificata, perché sempre più lucciole che ti portano ovunque, o per meglio dire questi percorsi luminosi che ti dicono il mostro sta qui, il mostro quello sta qui. Quello, guarda, aspetta, ti voglio fermare un secondo per il semplice fatto che allora sul nuovo Monster Hunter, più che un dirti dove è il mostro, ti illumina zone di interesse che altrimenti tu comunque potresti non notare, perché se stai cacciando qualcosa che non è grosso quanto una cazzo di montagna, sbattiti a vedere le impronte per terra sopra una superficie rocciosa. Ma mi dispiace che anche a livello più alto del gioco, proprio le missioni massimo hardcore, l'input damage dei mostri aumenta, ma questa cosa rimane sempre la stessa, cioè le tracce ci saranno sempre più. Le tracce è giusto che ci siano, comunque devi seguire. Comunque devi seguire le tracce del mostro. Il mostro sta di là. Sì, sì, ma ti dicono: guarda, vicino a te c'è una traccia, valla a vedere. Esatto. Tu vuoi vedere la traccia, vedi che punta in una direzione. E da lì ti partono altre lucciole, così ricominci. Cioè però non ti partono verso il mostro, ti partono verso altre zone di interesse, che può essere la pianta, la traccia, un altro animale che sta lì nelle vicinanze, queste cose. Posso non dire... ti dice direttamente il mostro sta là. Posso dire una roba? Cioè, tipo... No. Ok, va bene.
Vabbè, comunque, dica, cioè... è più o No, ho meno. detto che non puoi parlare, è un'ora di silenzio adesso. Dai, è più o meno tipo Evolve Stage Cioè... 2, cioè che c'è il. Come si No, dice? Evolve Stage 2 è molto meglio perché le carcasse non ti danno proprio una direzione in cui si trova il Ma è mostro. la Tu li... stessa roba di Evolve e Monster Hunter World. Hanno più o meno lo stesso modo di tracciare i nemici. No, non Perché c'entra niente, perché su sì. Evolve i mostri, quando cioè, tu lasciavi una traccia che dava la direzione in cui eri andato, dicevo, è andato verso nord, ma non è detto che poi abbia proseguito verso nord. Significa semplicemente che quando tu mangiavi una carcassa eri sporco di sangue e quindi seguivano 5-6 Ma è la passi stessa che ti roba di davano Monster quella Hunter World? direzione. È la No, stessa roba di Monster Monster Hunter Hunter World non World? funziona così. Monster Sì. Hunter World, quando tu prendi una traccia, la traccia, te l'assicuro, c'ho più di 250 Ma ore, ne sono sicuro. non ti conduce in faccia ai nemici? No? Sì. Sì. No, non Allora, tu subito. prendi una Non zampa, tu basta una prendi una traccia. zampa. Non basta una traccia. No, una traccia sola no, però prendi una Appunto. traccia che ti Segui. porta a Ti un'altra traccia segna che ti la porta traccia a un'altra. successiva. Esatto. Ok, ma fino ad arrivare al mostro, è quello, è una cosa Sì, super ma è come guidata. se avessi un cane. Non è una cosa stupida. È il Non ho detto che è furto. stupido, è Sì, una cosa super appunto. guidata. Fine. Ma neanche tantissimo. Cioè, sei un cacciatore. Perché non dovresti avere un animale guida? Ma non è un Ma animale sì. guida, sono lucciole che si trovano lì in giro. Ah, scusami, perché non dovresti avere un insetto guida? Perché si chiamano così, si chiamano insetti guida. Sì, è vero. Ma comunque non ha senso. Cioè, letteralmente, Ah, penso. stai Penso. No, parlando, ma a cioè, me non ha senso che più che nelle di missioni guida, stai accide. parlando di Aspetta un semplificare una attimo, meccanica. aspetta un attimo. Quello che sto dicendo io è. Non, probabilmente non avete capito. È un'altra cosa. Quello che ho detto Per te è io difficile è. capirti. E lo so, me ne Esatto. rendo conto. Però, porco due, quello che sto dicendo io è che perché nelle missioni arcitemprate, dove i mostri fanno una fracca di danno, hanno una quantità improponibile di esperienza, sono perennemente nei per armor, non li sbilanci neanche con le cannonate, ci sono comunque le lucciole, Sì. sempre, perennemente. Però tu spawni e con la prima traccia, no, non sto scherzando, vengono automaticamente, la prima traccia ti deve apparire sotto i piedi o comunque in una zona incredibilmente vicina. E non sto scherzando perché ho finito il 99% delle arcitemprate e ho l'hunter level al 100, quindi Sì, non c'è penso bisogno di quantomeno di atteggiarti, sapere quello continua il che dico. discorso. Come? Non c'è bisogno di atteggiarti, continua il discorso. No, dico semplicemente che ho capito che cosa cioè, che Va. cosa, come funziona. E quindi la primissima traccia si trova sempre sotto i. Sempre sotto i piedi. Quindi è veramente stupido che nelle bestie arcitemprate tu alla fine ti trovi la lucciola a 3 piedi e alla fine la bestia arcitemprata a 2 piedi, cioè a 2 aree di distanza. Perché io mi aspetto un qualche tipo di sfida, voglio proprio essere Beh, la incitato sfida dell'arcitemprato è battere ascolta. l'arcitemprato, cioè, Fermi, fermi, se fermi, non è sfida questa, che cazzo fermi. Allora, è? fermo. Beh, ma Tu stai la sfida parlando non non c'è, di perché guidare un come non gioco, c'è la Hook. sfida? Non stai parlando di guidare un gioco, stai parlando di Esatto. semplificare una meccanica che tu hai fatto per 150 ore. Esatto. No, sto dicendo di renderla più difficile. No, 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 semplicemente tu all'inizio del gioco ti mandano a fare 10.000 tipi di esplorazione. Una volta che le hai fatte tutte, conosci le aree e quant'altro, quando vai a fare per la 157esima volta un tipo di mostro, dimmi oggettivamente la differenza fra X non arcitemprato e X arcitemprato, qual è? Il fatto che è più intelligente e quindi più No, fa difficile solo da più danno. No, rintracciare, o il fatto che ti fa solo one-shot come una la fracca di merda che danno. sei? Ma Esattamente quello. esatto. Se una cosa è L'unica singola arcitemprata, lascia differenza è che ti one intendere shotta perché sei una merda, punto. che. Lo so, ma. Cioè, a livello di Io meccanica è se mi quello. prendo una bestia che è stata temprata da questo fuoco oscuro di Non ghiaccio. diventa più intelligente, è Ma non è una semplicemente fa questione di più. intelligenza, ma semplicemente perché le lucciole la rilevano. Dammi un pretesto, cioè, non Perché è una questione. l'odore è No! quello, cioè. Ma no, ma Perché semplicemente non se è dovrebbe? una bestia arcitemprata, mettici questa È la difficoltà che ne so. 157esima Sì, ma volta che fai la fai, non puoi difficoltà. perdere 45 minuti a inseguirla. E Ma se no ti allora, fai ma sai già perché hai una dico missione, questo io? hai una missione Esatto. che ti dà un tempo limitatissimo contro una bestia che tipo il 90% del tempo ti uccide e in quel restante 10% forse riesci ad ucciderla,
devi anche perderci tempo ad inseguirla. Sì, ma e allora fammi contestare. No, ti spiego questa idea perché mi è venuta in mente. Se puoi seguire le tracce, giocati un giallo, diventa un detective. Che ma no, ma è comunque un Monster Hunter, non è un killer. Primo, secondo, se voglio seguire le tracce in un Monster Hunter, mi aspetto che ci sia quella meccanica. Comunque, a parte quello ma che le stavo... segui le tracce, le trovi per 30 secondi delle tracce luminose gialle, non è quello il punto. Quello che le tracce ma all'inizio allora, l'unico allora, no, aspetta, aspetta un attimo, aspetta, all'inizio la meccanica ci sta perché tu non conosci l'odore di sangue. All'inizio sì, all'inizio. Ma il problema è una volta che è normale che dopo la levano, l'hai fatto per 200 ore. 200 ore? No, è quello. È ovvio che l'odore ti resta. Ma non è quello il problema. Fammi parlare un attimo. Il problema è che se, questa meccanica già c'è quando si parla di cacciare gli antichi. Ci sono questi tizi che sono gli antichi, che sono sì, nanetti, se mi fai parlare di un attimo, di 20 centimetri che hanno sto meraviglioso fungo in testa, che è un tocco di stile non da poco, però... A parte quello, questi qua non lasciano nessun odore perché si sono mimetizzati con la natura. E infatti sono le queste che ho fatto più volentieri, nonostante ero costretto a farlo. Onestamente ho sofferto come un porco, ma mi sono divertito perché erano delle vere cose di caccia, perché loro si nascondevano veramente bene e mi spronavano. Ma perché lì la meccanica della quest è quella, tu dopo non devi perdere tempo a picchiare. Ma fammi parlare un attimo. E adesso arrivo a perché voglio fare questa cosa. Quella cosa che avevo detto io è che numerose bestie su Monster Hunter World hanno questa meccanica che magari voi non sapevate, ma ora vi illumino. Si chiama letteralmente Sweet Dreams. La meccanica dello Sweet Dreams è una cosa che hanno aggiunto da quando esistono i Rathos, che sarebbe a dire una volta che il Rathos è stanco, vola nel suo nido e si va a riposare, e riposando recupera HP ma soprattutto stamina. Perché per averci dato una delucidazione su un gioco che giochiamo. Perfetto, ti ringrazio. La meccanica dello Sweet Dreams è questa cosa che si cura e recupera stamina. Ma come si può spiegare nel gioco? Che praticamente quando lui vola nel suo nido, tu lo vai a riprendere, lo meni e gli dai il colpo definitivo. Perché se lui è andato a dormire vuol dire che sta più morto che vivo. E ok, va bene. Il problema è che ad esempio il Neri Gigante è una tra le tante bestie che ha questa meccanica. È un drago, quindi può farlo. Se ne va a dormire. Il problema è che il suo nido sta letteralmente in mezzo alla mappa, quindi è un'esecuzione alla francese di una bestia che sarebbe molto figa. E mi dispiace che c'è questa meccanica che lui recuperi vita ma che non duri un cazzo, perché lui non ce la fa effettivamente, non è mai successo in una singola missione, neanche da solo, neanche in due, neanche in tre, neanche in quattro, neanche dopo che era partito in una missione in quattro e sono rimasto da solo, quindi con la difficoltà cappata, che lui riuscisse a curarsi di una quantità di vita considerevole, perché comunque andava giù in due o tre colpi dopo, quindi voleva dire che comunque non gli era rimasto più nulla. E dico, è un peccato. Hai appena nominato l'unico tipo di mostro che una volta che lo riesci a mettere a terra, l'ultima cosa che vuoi da quel videogioco è che si rialzi. Beh, non lo so, onestamente... tutti i mostri che potevi cacciare da Monster Hunter, hai cacciato l'unico, e dico, l'unico stronzo che una volta che va per terra, davvero, hai pagato il gioco per farlo rimanere per terra. Se mettono la meccanica che si rialza, i giocatori fanno un'insurrezione, per quanto è stronzo quella puttana. Ma insomma, saper giocare contro i nemici. Una volta che lo masteri, pure. Giocarlo, non è quel problema. È un mostro oggettivamente forte. È una manna dal cielo che si rialza subito. Wait, non è oggettivamente forte. Ha semplicemente le hitbox sbilanciate rispetto a quelle che dichiara. Il gioco dichiara 3 metri di hitbox, mentre in realtà lui ne fa 7. È semplicemente quello. Beh, la cosa più bella, vi ricordate il Meteor Strike del Neri Gigante? Che lui faceva un Meteor Strike verso... Lui, allora, praticamente si illuminava... Quindi tu pensavi... Cazzo! Peppe, il topic! No, ma aspetta... sempre nelle cose guidate, questa è una meccanica guidata. La vita, non giustificarti in questo modo, stronzo. No, ma infatti è una cosa che avevo pianificato, mi piace parlare. Non ne fuori mai nella vita. Niente, non è vero, grazie per averlo deciso, il mio topic è in topic. Semplicemente comunque stai parlando di un errore che si porta a un gioco da decenni. Ma non è quello, quello che stavo parlando era una meccanica di gioco... tra virgolette stupida, che il gioco si porta da tantissimo. Anche quello che ho detto prima io,
Il Ma se allora, non una mi hai volta fatto neanche buttavo qua. spiegare che cosa stiamo parlando, cioè tu magari lo sai, ma Ah, il Grinch adagio non sa come funziona. Peppe, no, io ti dico dove vuoi gioca in arrivare Monster tu. Hunter. Peppe, li gioca in Monster Yes. Lo Hunter. capisco, ma quando dico qualcosa, ricordatevi che non è che stiamo parlando. È probabile che noi stiamo anche in una. Ve lo ricordate? Quindi stavo contestualizzando un Ma momento per chiunque non sappia, perché se facciamo 4 ore e mezza di live dove io dico, ragazzi, ma ve lo sapete? Sì, scusami, sto zitto. Perché dobbiamo un attimo no, spiegare a ma chi perché non non. serve? È fuori topic una cosa del genere, spiegare Ma non è questo tipo fuori di topic, meccanica. quello che stavo spiegando io Comunque, era vabbè, che è una cosa molto guidata di dai, farti spiega, proprio dai, la zona dai, rossa dove illuminaci. attaccare. Eh? Cosa? Io, no, letta. Vabbè, Io ragazzi, vorrei dire una cosa, che io, ecco. sono quasi le 11, Monster quindi Hunter, sforeremo probabilmente. Madonna. Già. Come? Niente, Allora. che sono quasi le 11, quindi probabilmente sforeremo tutto qua. Sì, fra pochissimo chiudiamo, almeno ci leviamo dai coi. Poi dobbiamo dire per le 3. Vabbè, Ah, ne ok, parliamo sì, dopo. giusto. Ne parliamo dopo, intanto voi finite Allora. sta roba su Monster Ma Monster una cosa, tu Hunter, no. hai rispondi Uno dei problemi di piuttosto. fondo che si porta dietro da tantissimo, ok? Quello che ho detto prima io cioè di Chiara meno Hitbox di quelle che fa. Adesso chi è fan tanti. Io non sono pesantemente fan di Monster Hunter. E gli sto per attribuire un paio di difetti che il fan classico mi si potrebbe mangiare vivo, ma è oggettivamente così. Quindi chi dice che non è così o è ignorante o non vede un cazzo. Punto. Capito, E quello che ottospettatori, non capito un cazzo. Allora, è il Ah, comunque, seguente. piccolo banner Se. di mezzo per gli ottospettatori. Potete unirvi in qualsiasi momento per questi pochi minuti di live che rimangono cliccando su Unisciti a noi nel link Discord qua No, sotto. Peppe, non Dopo, farli venire, che Giuseppe. poi non hanno la possibilità di parlare perché stai Giuseppe, parlando una tu. Vi roba. Dopo ammazzo tutti, va pensiamo di bene? mettere tipo sta roba di scriverla da qualche parte, tipo in alto che vuoto. Finché non programmi Netbot, carissimo, non possiamo fare No, quello. no, no, di scriverla proprio sulla roba. Sulla roba. No, qua, Sulla prima di roba. scrivere un messaggio in Sulla chat roba. lo leggo. Non in chat, vabbè, dopo ne parliamo. Tra Va l'altro, bene. porca troia, non Bello riesco a confuso, esportare Daniel. i video su YouTube, sta roba mi sta cringiando malissimo. Va bene, nessun problema. Dopo vedi. Allora. Ah, stavi dicendo, carissimo? Sto dicendo che se un gioco si porta a sto tipo di problema e tu purtroppo devi conoscere il gioco per capire che ha sto problema e reagire a questo problema. Quello che hai detto tu, il Meteor Strike del Nergigante. Ha come grosso problema il fatto che mentre lui atterra, tutto ciò che è sotto di lui in atterraggio, oltre la zona dello schianto, è hitbox. E cazzo. Se, esempio stupido per contestualizzare qualcosa di leggermente più random che chiunque può capire. Se io ti tiro un pugno, o meglio, tiro uno swing con un pugno e prendo un'area a mezzaluna di fronte a me e tu ti sposti un metro più lontano di dove arriva il mio braccio dicendo il suo braccio arriva un metro da me, non mi hitta e io ti hitto lo stesso. Perché in realtà io sono buggato, o meglio, la mia texture è stata fatta male e quindi arrivo fin lì, ma non lo dichiaro. Tu Oh, ciao vedi che in Dan. realtà l'ombra ci arriva, mentre la mia texture no. Tu questa cosa la sai dopo che ci giochi, non lo capisci a intuizione. Allora, It's questa la like puoi noon. giustificare. Ma questa la puoi giustificare in dicendo è l'onda d'urto, semplice, abbastanza semplice. È buggata, tipo, ho ragione, ma dici è l'onda Ma no, d'urto, ma non te la sto parlando giustifichi solo così. del Nergigante, capisci? Sto parlando di qualunque codata o artigliata che ti arrivi in tutto Monster Hunter. Hanno delle hitbox. Molti, a parte le ultime patch di Monster Hunter World, anche nei vecchi Monster, soprattutto nei vecchi Monster Hunter, io mi ricordo soprattutto quello per PSP, dove le hitbox erano il cazzo che gli pareva. E tu eri capace di doggiare correttamente un colpo, appunto, manco a di un'onda d'urto, proprio uno swing. Random, una volta che tu conoscevi il mostro, sapevi che lui arrivava a tot e ti mettevi alla distanza di sicurezza. Ti faccio l'esempio stupido, proprio l'esempio ignorante, proprio ignoranza pura. Se io gioco a Dark Souls e vedo uno con una spada di 10 metri che mi fa uno sfondo, so che se mi metto a 11 metri non mi prende. Ok? Se il Rathalos con una coda di 8 metri mi fa uno swing, io mi metto a 10 e mi prende lo stesso. Perché? Perché è buggata la texture. Va bene, vuol dire che la prossima volta mi metto a 12 metri. Ma la prima volta che ci sto giocando, la prima volta che io non so un cazzo, la prima volta che ancora non so le meccaniche di gioco, mi faccio inculare a sangue. Sì, mezz'ora Ok, per ma questo è un dire problema che che avevo lui. ragione, È un tranquillo. problema che quello si porta dietro da 30 anni, Monster Hunter. E forse non si leverà mai. A parte, vabbè, si stanno patchando delle cose, va bene, però.
un grosso problema di fondo, è quello che stai dicendo tu. Fondamentalmente arrivi alla stessa conclusione. Monster Hunter arriva ad avere una meccanica che, anche se è fondamentalmente sbagliata, è la cosa più intelligente che loro possono mettere per quel tipo di gameplay. Se tu fai una caccia, di 50 minuti, che prima devi trovare il mostro passo per passo senza nessuna indicazione, dovresti spostare la caccia a 100 minuti. Perché tu vuoi passare la prima ora a cacciarlo. Io sono Ma perfettamente in realtà d'accordo nel no, dire che. perché le missioni crescono con te, perché tu questa cosa passo per passo, traccia per traccia, la fai all'inizio. La fai all'inizio sì che Esatto, però dopo non smetti sai di farla perché controllarlo sei anche più. più bravo nel seguire le tracce. Esatto, è una cosa normalissima. Se hai un cane da Esatto. caccia, se hai un beagle e questo beagle per un mese intero ti odora un pollo, il pollo subito te lo trova in mezzo a una fattoria Esatto. gigantesca. Quindi non A capisco perché parte che diamo così quella è la tanta scusa esatta. spinta a queste. No, non è No, una ma spinta, è il punto qual oggettiva è? la Lo cosa. capisci perché non sei Esatto, ma scemo, a logicamente. parte che tu addestri te stesso e i tuoi animali a farlo, io ti dico, anche volendo, io sono perfettamente d'accordo che in un gioco di caccia, uno a caso, per qualunque motivo arcano, anche se appunto va contro la crescita del personaggio, voglia volere più prospettiva di caccia, io alzo le mani e dico, ci sta. Però ovviamente tu devi ampliare un'intera meccanica di gioco per farlo, non puoi semplicemente dire, leviamo gli insetti che mi fanno vedere le tracce le voglio trovare io, sputtane Esatto. letteralmente tutto quel singolo coso che ti Mettilo lascia Monster selezionabile, Hunter, devi creare. mettilo No, selezionabile. devi creare una meccanica completamente diversa. Devi ricreare tutta quanta la fase di inseguimento. Devi appunto spostare le missioni da 50 a 100 minuti e passare un'ora a seguire il mostro perché gli piace a farlo. Quando stai contro, come stai, quando stai contro i cazzo di arcitemprati, che già mezz'ora la devi passare a prenderli a botte, l'ultima cosa che vuoi è passare mezz'ora a inseguirli. Andresti fuori tempo, schifo. Infatti Come non è diceva anche ogni... Ma tu prima già devi tenere conto che Adagio. durante il combattimento quelli già scappano durante i combattimenti, hanno più fasi e si spostano e si spostano e si spostano. Se Infatti tu devi mi è inseguirli piaciuto all'inizio, particolarmente come si durante e sposta alla fine, il non curvetta ci rotta. arrivi mai. Ma il curvetta rotta è figo come si sposta, perché non te ne Ma frega non niente di c'entra vederlo, lo il vedi là, come si sposta, è il quante volte si sposta. Spesso, 3 volte. Esatto. Tu mettimi un mostro che si sposta 3 volte, ok? Fai che ci metti 10 minuti a volta, più un altro 10 minuti all'inizio, più un altro 10 minuti quando sta morendo che se ne allontana. Ci sono 50 minuti solo per trovarlo. Perché? Perché non avevi le tracce. Perché ti dà fastidio avere un animale che sente l'odore del mostro e Va ti bene, dice dove sta. scusami, ho sbagliato, ti chiedo perdono se in Monster Hunter mi No, piaceva l'idea di cercare dei mostri. ma non è quello il io problema. ripeto. Io Ma non è ripeto, alzo le criticabile mani, come se lui lo meccanica. vuole, però Ma puoi non... creare tutta Ah, un'altra sì, cosa. Mani, ma vedi che non è una rapina questa. No, io intendo, come dicevo anche prima Adagio, o come stai dicendo anche adesso Adagio, se tu vuoi una cosa del genere, non dico che sia fondamentalmente sbagliata, dico per quello che è il gameplay di Monster Hunter, gli insetti sono la cosa più giusta che ci possa essere, anche perché appunto, come ha detto giustamente Adagio, crescono con te dopo la 150esima volta che ti fai quello stronzo, appena arrivi ti fanno, senti, tu già sai, vai Falla direttamente semplice, vaffanculo. dall'inizio non prendere neanche una traccia, inizia a camminare per la mappa random finché non acchiappi il mostro in faccia, che ti posso dire? Più di questo non ti posso E suggerire. anche perché in effetti, in Monster Hunter, forse no, poi io non sono estremamente esperto, ma quello che ho capito, tu dai un livello di caccia del mostro ai tuoi insetti raccogliendo le tracce, erro? No, giusto. Praticamente più Aumenti volte raccogli le... l'intelligenza, esatto, No, aumenti l'intelligenza l'intelligenza che non i è... tuoi insetti No, hanno nei non è una confronti di quel questione mostro. dell'intelligenza. È Praticamente semplicemente all'inizio, l'odore. appena inizi a cercarlo, le tracce non so, cioè non si collegano fra di loro, ne trovi una, ne trovi un'altra. Dopo che le cercate spesso quelle tracce, incominciano a collegarsi, quindi collega, collega, collega al mostro, collega, collega, collega al mostro. Il problema è che non è una E quello dico, scelta, non è quindi che se ignori aumenta le di, a quello che ho tracce capito è che aumenti la aumenta di sfida livello perché no. mostro per mostro. Esatto. Sì, Ogni esatto. mostro c'è il suo Quindi livello tu, di odore. effettivamente ti basterebbe non interagire mai con No, quello è il l'ambiente e i problema. tuoi insetti non diventano più belli. Non si può, è quello il Esattamente. problema. Non si può. Certo che puoi farlo. Non Puoi si attivano. farlo. No, ho provato già di mio. Non si attivano moltissimi trigger del gioco. Serve che prima tu abbia un tot livello con un mostro per cacciarlo. Proprio ci stanno delle missioni che non vengono sbloccate. Potete controllare sulla wiki se non credete a me. Dove è richiesto che prima tu abbia visto 10 volte quel mostro. Voi non ci fate caso perché ovviamente trovate una zampa, l'analizzate. Trovate una zampa, l'analizzate. E quindi la missione poi quando ce l'avrei a livello, ce l'avrei.
cadavere automaticamente, ma un'altra cosa che il gioco ti chiede per poter cacciare un mostro, per poter avviare una battuta di caccia con quel mostro, è che tu prima lo conosca, e ha senso logicamente, effettivamente, però uccide un po' il mostro, appunto, perché sei costretto ad averlo analizzato, e quindi se lo hai analizzato uccidi un po' il mostro l'istante nel quale perdi 3 minuti in meno a cercarlo. Comunque, ragazzi, perdonatemi se vi parlo addosso, però il momento della live è finito, quindi ci siamo divertiti a giocare con Daniele, che praticamente si sta scrivendo da solo in chat praticamente. Ma allora, prima di andare, a parte che tipo, scusate per la mia assenza, ma ho dovuto sistemare un fracco di roba. No, tranquillo, non ci siamo accorti di nulla. Vabbè, a parte questo, non dicevo te Pandel, dicevo Dan. Comunque, a parte questa cosa, vi voglio ricordare che, come c'è scritto sul server, tra l'altro, da domenica prossima, cioè domenica prossima, l'appuntamento tra molte virgolette salterà, ma salterà per il semplice fatto che inizia alle 3. E per le 3 2019 abbiamo deciso di fare un evento vero e proprio, in cui guarderemo le principali conferenze tutti insieme. Ma domenica alle 22 c'è lo show della Microsoft. Ah, a proposito, ecco, una cosa. Sì, ma la live la facciamo iniziare alle 21. Così metti un'ignoranza. Daniele, hai saltato 2 date nella lista. Quali? Di cose che hai fatto sul server. Quali che mancano? Ci manca quello che fanno sabato notte. Qual è? Alle 3 fanno il PC Gamer. Ah, quello che ragazzi, non potete discutere nella live chiusa di questo, scusatemi se vi... Oh, fanno quello, e poi in teoria ci sarebbe anche IEA, che fa la conferenza, IEA? La fa l'8 no, marzo. No, IEA no, non fa la conferenza, fa una roba a porte tecnicamente chiuse. Tecnicamente non è E3, però comunque è la conferenza E3, cioè fanno la conferenza loro... Però la fanno fuori, fuori dall'Expo. Io ho segnato, però comunque fanno io ho la stessa identica conferenza che farebbero all'Expo. Io ho segnato le live. Quella non la fanno in live. Io ho segnato le live. Sì, sì, la fanno live. Ah, vabbè, poi mandami le robe. Al ma ragazzi, discutetene in un secondo momento. Fondamentalmente, quello che stavo dicendo è che sicuramente. Ma ancora non danno neanche l'orario alle puttane. Comunque, come ho scritto, sicuramente seguiremo le live di Microsoft domenica 9 giugno alle 22, quindi praticamente è un appuntamento regolare, magari iniziamo la live alle 21, chiacchieriamo un pochettino mentre aspettiamo la conferenza. Ma io ci sarei anche a fare quelle notturne poi. Ma infatti quelle notturne sì, sicuro le facciamo. Sì, ma continueremo più tardi. Bethesda sicuramente il 10 giugno alle ore 2:30. Bethesda tanta roba quest'anno. Esatto, anche perché tipo a quanto no, so c'è un nuovo gioco di... Bethesda tanta roba nell'istante nel quale, ragazzi, non ci sarà né Elder Scrolls né Starling. Ciao. Ma tieni conto che a quanto ho capito tipo annunceranno un nuovo gioco di Arkane Studios, quindi staremo a vedere. Developer Digital e PC Gaming Show. Adesso ne parliamo. Developer Digital e PC Gaming Show. Io direi di saltarle proprio a pacchi. Ubisoft, vabbè, 10 sì. giugno alle 21 lunedì, questo sicuramente. Ma guarda, se vuoi Ubisoft, se mi dai 2 minuti di adesso te la faccio io la conferenza. Dai. Vai. Vabbè, dai, allora, ragazzi, vedete Ragazzi, nuovo Just Dance con dei panda che danzano. Bla bla bla, nuovo Ghost Recon. Bla bla bla, ragazzi, c'è tanta roba di The Division 2, ma tanta. Guarda, ma che tanta, ci sarà Watch Dogs 3. Tenetevi un taser di 15 secondi. Comunque, ci sarà Watch Dogs 3, Splinter Cell. Ci sarà un bel po' di roba. Vedremo. Dai, cazzo, vedremo. Ragazzi, comunque, vabbè, vedremo. Avremo... Adesso voglio mettere ragazzi, voti. Avremo di che discutere il giorno stesso. Aspetta, adesso siamo fuori tempo. Hanno già annunciato tutta quanta la linea di parco. Io molto Basics. Ascoltatemi okay, sì. Un attimo. Meglio, AMD. Chiudiamo velocemente. AMD e Nintendo, decidiamo immediatamente se guardarli o no, perché io Nintendo. A me Nintendo interessa, non so voi. Nintendo sì, perché devo vedere quel deficiente che fa la conferenza tutti gli anni prendere pizza in faccia anche quest'anno. Va bene. E Square Enix sicuro la guarderemo, perché credo sia a me non quelle... frega un cazzo di Square Enix. Ma no, la so credo Square sia una Enix di quelle che quest'anno annuncia l'Avengers Project, non possiamo esatto, non vederla. Esatto. Avengers Project, Final Fantasy 7, credo sia quella che ha più carne al fuoco, secondo me. E ancora spera Final Fantasy 7, state voi. A voglia. No, non guarda, c'è. Guarda, io non so se andare alla io ragazzi, domani vado alla Sky. Dopo, io ti muto per davvero, Basics, dobbiamo chiudere. Sette. Dobbiamo chiudere. Questi cazzi. Non ti spara nessuno. Ma sì, che se spariamo. Vabbè. Ti paga qualcuno per chiudere a quest'ora? Dobbiamo lasciare spazio pubblicitario a qualcun altro? No. Sì. E allora? Sì. Ma non è vero. Sì. Devo lasciare spazio vabbè. Pubblicitario a me del futuro, quindi dobbiamo sbrigarci. Allora. No, è semplice, io domani vado alla SNAI e mi gioco se esce prima Final Fantasy VII Remake o Dead Island 2.